cerchiamo di capire insieme come avviene la stipula di un contratto di mediazione. Il rapporto tra cliente e mediatore creditizio è disciplinato da uno specifico contratto. Prima di concluderlo, il mediatore deve fornirti una serie di documenti che ti permettono di valutare al meglio la sua proposta. Un avviso, che contiene informazioni sui tuoi principali diritti nelle diverse fasi del rapporto. Il foglio informativo, con informazioni dettagliate sul servizio di mediazione creditizia. Una copia del contratto di mediazione creditizia, pronto per la stipula, con il documento di sintesi che puoi farti dare senza impegno in lettura prima della firma. Tieni presente che nel contratto di mediazione è espressa chiaramente anche la provvigione richiesta dal mediatore per la sua attività di consulenza,